Ehi tu, sappi che qui la sottoscritta si è aperta un account su Twitter. Quindi vai immediatamente a seguirmi. Mi chiamo Simescio, tutto attaccato, non ti vuoi sbagliare. Mi chiamo come è scritto qui. Il link lo trovi anche in descrizione. Quindi mi raccomando, vamma a seguire. Se ti stai a chiedere che cosa so questi, guarda tutto il video per scoprirlo. Io oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Mi sono arrivati tutti quanti i nuovi colori della pasta magica e quindi oggi sono qui per vederli con voi. Io non li ho ancora aperti, quindi non ho assolutamente niente da dire, se non che non vedo l'ora, quindi direi di iniziare immediatamente. Ah, mi sono spaccata il gomito. Zun, 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 zun. Questo gruppetto l'ho chiamato gruppetto sbirluccicoso. Infatti, come potete vedere, è tutto sbirluccicoso. Yeah! Partiamo dalla prima. Spirito di fata. Vedi, oh, che strano. Oh mio Dio. Oddio, ma è stranissimo. Però è strafigo. Scoppiettoso. Oddio, amo le cose scoppiettose. Raga, avete presente tipo gli imballaggi che sono tutti scoppiettosi? Ecco, questo è dalla vita. Ma raga, si allunga in una maniera incredibile. Cioè, guardate quanto fino diventa, madonna. Si strappa e si riattacca, così che se per caso sbaglio lo strappate, raga, tranquilli, perché tanto si può riattaccare. Non si indurisce, quindi potete anche tenerla fuori, certo non per troppo tempo, sennò dopo si rovina con la polvere e tutto. Però raga, non indurisce, così non si rovinerà mai sta cosa, ce l'avrete per tutta la vita. E certo, finché appunto non usciranno nuovi colori, che dovremo andare tutti quanti a comprare. Però quelli sono dettagli. Acqua marina. Sentite? Oh mio Dio, è scoppiato! No, adoro, basta, madonna, aiuto. Ah! C'è questa che mi incuriosisce per il nome, polvere di stelle. Ma poi profumano, ragazzi, tipo di fragole. Mica! Quanto si allunga, madonna, ma che è? Ma è fighissimo, guarda come si intreccia tutto quanto. Poi tipo si intreccia tutto, si fa così. Cioè, aiuto, è bellissimo. Poi c'è questa che è diamante liquido, sempre della sezione sbrilluccicosa. Pure questo scoppiato, che come potete vedere è tipo trasparente e quindi adoro. Pure questa qua, ragazzi, c'è vita. Prossimo gruppo. Ci sono questi nuovi che sono usciti qui in Italia, che sono i riflessi spaziali, per farvi capire. Riflesso di Nettuno. No! Che colore fantastico! No, è bellissimo! Che figata! È tipo, è un miscuglio di tanti colori che lo metti alla luce tipo cambia. Oddio! È tipo celeste, poi blu, viola. Ah! Riflessi di Giove. Questo, ragazzi, è riflessi di Giove, che questo qua invece è blu, verde e nero. Cioè, poi io il blu, tipo il nero, colori scuri li amo. Quindi questa pasta magica fa per me. Riflessi di Venere. Questo è molto più chiaro, tipo un rosa, mavoncino e verde, verde. Poi questi qua, ragazzi, sono tipo questi qua che... Ah, aiuto, madonna. Poi ragazzi, fate attenzione a, ad esempio, non farli entrare in contatto con capelli o... Hai finito? O anche peli di animali, perché dopo potrebbero rimanerci incastrati e poi è un pochino un casino toglierli. Riflesso di Saturno. E così abbiamo finito anche la sezione spaziale. Carino, è d'oro. Questo è tipo oro. Questo è tipo oro. Questo è tipo oro. Vedete, riflesso è oro e verde e blu. No, raga, i colori questi qua spaziali sono bellissimi. Poi abbiamo i colori pastello. Azzurro pastello, rosa pastello, viola pastello, verde pastello e giallo pastello. All'inizio, ragazzi, sono un pochino duri, poi cominciate a maneggiarli bene e diventano super super morbidi. Questi squishy pasta magica pastello sono anche profumati. Infatti profumano di fragola, ciliegia, comunque hanno un odore stra stra buono che si sente tantissimo ed è veramente veramente bello. Sembra quasi una candela all'inizio, non so perché. Tutto taglio, ma non è che c'è... raga, oddio. E per ultimi vi ho tenuto quelli che io classifico i più fighi, che sono questi due. Questi sono quelli che cambiano colore con il calore. Hai sentito? Pure il giochetto di parole. Ad esempio, questo è viola, ok? Ora ci scommettete che ve lo facciamo diventare azzurro? Dovete modellarlo un pochino, ragazzi. Oddio, tarda, mi sei vista anche tu! Raga, guardate, se io faccio così che strofino, così col calore, guardate, diventa azzurro!
No, vabbè, ragazzi, ma che magia c'è? No, guardate, se faccio così diventa azzurro. Guardate che sta diventando azzurro. No, ragazzi, adoro questa cosa. Cioè, oh, c'è qualcosa. Ho un oggetto magico in mano. Mio Dio, adesso posso farsi magie. Lo modello a modo di bacchetta, così posso farci a fare magie tipo Avada Kedavra. Guarda, no, raga. Questo se lo mettete tipo vicino a un termosifone, ragazzi, secondo me diventa tipo subito, immediatamente cambia colore. Guardate, cioè, avete visto, raga, era viola quasi nero e adesso è celeste. Ecco qua, ta-da! E l'altro che cambia colore, questo ragazzi l'ho già modellato un pochino così per accelerare il lavoro. E guardate quanto è diventato chiaro. Cioè, prima era scuro così e adesso... così. Per ultimo vorrei farvene vedere uno molto molto particolare. Questo ragazzi si chiama vetro lucido. Questo è completamente trasparente e questo serve ad esempio per aggiungerlo a qualche colore per fare uno slime più grande o comunque per ammorbidire gli altri slime. Credo che questo sia tipo strautile. Poi è pure carino, cioè pure figo. Ed è molto 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 morbido anche questo qui. Questo è inodore. Questa pasta magica qui rimbalza. Cioè ci puoi fare delle palline e rimbalzano. Oltre a essere allungabile, trappabile, non si può dire, però comunque avete capito il concetto, modellabile, rimbalzante, è anche rimbalzevole. Queste nuove terminologie, dove le buttate fuori, Silvia? Prenderemo esempio i riflessi di Nettuno. Ora facciamo una bella pallina con il riflesso di Nettuno. Pallina. Guardate, guardate ragazzi, non è uno scherzo epico. Figlio malissimo. C'è... è strafiga sta cosa che rimbalza, cioè la potete tipo lanciare al muro, poi la prendete. Però vi consiglio di non farla rimbalzare per casa se avete ad esempio dei cani, perché vi si attacca tutti i piedi e dopo è impossibile toglierli. No, oh mio Dio. Adesso ragazzi proverò a lanciarlo al muro, tanto so che finirà malissimo questa cosa. Adesso cadrà per terra e dite addio alla pasta di Nettuno. Oh mio Dio, lo sapevo che cadeva per terra. Ok, niente, problema risolto, l'ho tolti subito. Mentre è venuto anche il signor in Tarzan ad aiutarmi. Ha rimbalzato ragazzi tipo tantissimo e mi sono spaventata. È facile toglierli i peli, quindi state tranquillissimi ragazzi, non è così grave. Ma porca miseria, ma sto bambino e tu ti metti a fare la lotta adesso. Ecco, tu ti metti a lotta. Guarda che si è messo a fare. Finito. Quindi questi qua sono tutti quanti, li potete trovare in edicola, sono stra belli ragazzi, veramente, sono profumati, fighi, cambiano colore, potete anche realizzarci una mega pallina gigante da far rimbalzare, fantastici. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, stalkeratemi su tutti quanti i miei social network. Mi sono fatta anche Twitter, quindi mi raccomando, stalkeratemi su Twitter. Vi lascio il nome qui e anche in descrizione il link. Detto questo ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi ad un altro belli. Adesso la torre crollerà fra 3, 2, 1. E niente, che sia, ciao, ciao. Allora, spero che... ciao belli, ciao. It lives in yesterday, uh-huh.